a tutti amici di Steam Hardware, quest'oggi andiamo a fare la video unboxing della nuova scheda Asus Radeon R9 270X. Come possiamo vedere nella parte frontale abbiamo il tipico design Asus con i tre squarci laterali sul metallo nella parte alta e della scatola, mentre a sinistra abbiamo un'immagine del dissipatore Direct CO2 che per questa versione R9 è stato rivisto rispetto alla passata generazione. E possiamo vedere anche la scritta top che sta per versione overclockata della scheda. Poi possiamo vedere in basso che abbiamo a disposizione per questa scheda 2 GB di memoria e VRM DigiPlus, che sono ottimi per un overclock abbastanza pesante, e poi GPU Tweak, che è il programma di Asus per l'overclock della scheda. Nella parte posteriore della scatola troviamo le varie specifiche tecniche, oltre alle varie didascalie che spiegano le particolarità di questa scheda. A sinistra troviamo l'immagine della scheda e sotto i vari input e output della scheda, che è due DVI e un HDMI e un DisplayPort. La scheda è fornita con 3 anni di garanzia. Andiamo ad aprirla, allora, ad aprire la scatola. Oltre alla scatola posteriore troviamo una scatola in colore nero opaco, più rigida, che contiene il bundle e la scheda. E frontalmente troviamo il logo Asus con il motto dell'azienda. Aprendo la scatola troviamo allora come prima cosa la scatola che contiene tutto il bundle. Allora, Asus fornisce un CD per i driver e per i GPU Tweak e un adattatore Molex PCI Express 6 pin, un manuale di installazione e il connettore Crossfire. Allora, infine troviamo la scheda. Allora, ecco la scheda Asus R9 270X. Presenta il nuovo dissipatore Direct CO2, rivisto nel design della plastica, in quanto prima nella passata generazione era più squadrato, adesso si rifà ai modelli, agli ultimi modelli della casa. Come possiamo vedere, allora, posteriormente troviamo il PCB in colore nero opaco, troviamo due connettori PCI Express 6 pin per l'alimentazione della scheda. E come possiamo notare, abbiamo anche il bollino della garanzia su una vite della parte posteriore della scheda. Quindi, se vogliamo montare un dissipatore particolare o qualche water block, perdiamo la garanzia. Inoltre troviamo tutte le varie protezioni del connettore PCI Express, Crossfire e DVI per proteggere nel trasporto. Come connessioni abbiamo, come abbiamo detto, DisplayPort HDMI e due DVI. Il dissipatore presenta 3 heat pipes abbastanza generose nelle dimensioni, che vanno a dissipare il calore generato dalla scheda, e presenta due ventole da 80 mm
che vanno a raffreddare il radiatore sottostante. Come possiamo vedere, anche se dal video difficilmente si vedrà bene, le RAM, soprattutto le RAM quelle verso la fine del PCB, non sono dissipate da dissini in alluminio. Quindi è una nota particolare da segnalare che non sono dissipate, mentre quelle superiori, quelle sotto le heatpipes, sono dissipate dal radiatore principale. E per irrigidire la scheda si è implementato questa staffa in metallo che consente alla scheda di non piegarsi sul peso del dissipatore, in quanto essendo molto grande potrebbe creare problemi al PCB. Con questo è tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta della scheda e un saluto dallo staff di Extreme Hardware. Ciao.